Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale e bentornati a un nuovo episodio di Air Survivor 4. Prima di iniziare vi ricordo che per sostenermi potete mettere un commento, mettere like al video oppure iscrivervi al canale. Andiamo avanti con la nostra campagna con l'Italia. Nella scorsa puntata abbiamo preso definitivamente l'Etiopia, abbiamo anche iniziato la guerra, contribuito alla guerra per i nazionalisti spagnoli e stiamo insomma organizzando le nostre tecnologie per tirar fuori qualche carro un pochino più interessante. Qua abbiamo River Crossing, vediamo un po'. Non mi stai attaccando, ma non dovremmo avere River Crossing in teoria. Mentre questo carro qua mi fa River Crossing, quindi passa di qua. Ok, e poi entra di qua, vai. Ce la faremo? Ce la fai? Dai, su. Che mi sa che in aria, infatti, è penosa la situazione aerea. O no? No, infatti, non ci abbiamo aria. Ok. Vabbè, comunque la guerra è per i nazionalisti al 100%. E non credo che Sì, riescano signore. a riprendersi ormai. Chiudiamoli fino a qua giù. Comandi. E tu fino a qua giù, così chiudiamo anche qua sotto e togliamo qualche divisione, vai. Ora. Formazione. Come siamo messi qua? Ci mancano 30 carri, quindi ok, ci mancheranno anche di là una trentina di carri. Situazione in Romania. 34% fascisti, 48 democratici. 16 non allineati e 2 comunisti. Va bene, quindi sono alte possibilità che la Romania faccia, insomma, il suo. Prendiamogli anche l'aeroporto, così almeno glielo togliamo. E qui stiamo praticamente camminando. Potremmo anche fare una dividere Prendete totalmente la mira. che le Baleari sono queste. E invece sapete che forse ho fatto una stupidaggine, me la devo prendere questa? Perché così mi prendo. Quanto mancano? 10 giorni, ce la dovrei fare. Allora, aspettiamo un giorno così faccio entrambe le ricerche, facciamo tutte e tre. Ok, allora, situazione di produzione, industria e quant'altro va bene, facciamo fuel refining che ci dà un pochino più di petrolio. E un pochino più di petrolio anche dalle raffinerie. L'ingegneria questa è troppo avanzata. La radio ancora non la voglio fare. L'aria l'abbiamo sistemata. Le navi per ora mi mancherebbe una carrier, ma ci metterei un pochino troppo. Andiamo a fare un potenziamento sull'artiglieria perché mi sblocca anche nuovi armamenti. Quindi sempre per il carro. E per quanto riguarda i carri, ci siamo. Abbiamo sbloccato tutto ciò che è del 36. Support company non mi interessano. E andiamo a prenderci. Andiamo a prenderci la fanteria, va. Andiamo a dargli questo potenziamento che adesso è un po' inutile perché effettivamente ci avrebbe fatto molto comodo durante la guerra sia in Etiopia che in Spagna. Quella adesso andiamo a fare e vi spiego perché ho fatto questa scelta. Ok. E perché queste isole le voglio? Per il semplice fatto che praticamente da qua posso andare a prendere poi. Basta. Posso andarmi a prendere il controllo del Mediterraneo attraverso queste isole. Quindi qua c'ho un aeroporto e quindi posso supportare le mie navi che saranno molto scadenti con una buona aviazione. E quindi qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto insomma, in Germania, Riparate. anche se non credo fermi qua voi. Aspettate un attimo prima di continuare a vincere. Questi ormai sono praticamente veterani. Dobbiamo aspettare altri 9 giorni e poi possiamo terminare la guerra. E qua come siamo messi? 0.094, va bene. 119 di political power. Giugno, situazione in Romania 36-47, ok. Ok, quindi questo l'abbiamo sistemato. Possiamo andare. No, questo no, questo no. A questo punto io andrei con
insomma, questo focus che mi dà due industrie militari in più e poi mi dà uno sconto per le dottrine di terra e ci arriviamo poi più avanti. Ora continuiamo Signore. quindi questa guerra di qua. Vai, schiacciamoli. Anzi, Ritiratevi. schiacciamoli prima di qua e poi di qua. Ok, abbiamo terminato quindi la Romania, quindi è stato un po' troppo rapido, quindi abbiamo sbagliato un pochino i tempi. Non è andata a buon fine, sfortunatamente abbiamo fatto un piccolo errore. Devo assolutamente terminare questa guerra, perché voi non ce la fate qua, non ce la farete mai. Da soli non ce la farete proprio mai, mai, impossibile. 5-9, 7-35. 5-19, non ce la farete mai. No. È matematicamente impossibile sta cosa. E Jugoslavia è garantita dalla ancora Cecoslovacchia, quindi speriamo che loro facciano in più fretta possibile il focus per annetterla. Non fermatevi! Altrimenti stiamo. Dobbiamo correre ai ripari. L'ho fatto un po' troppo presto. Allora, corriamo ai ripari in questo modo. In questo modo. L'IMEC no. Andiamo con loro. Prendiamoci altro danno in più sulla fanteria. Non devono vincere però i nazionalisti. Devono vincere loro. Devono vincere loro, non i nazionalisti. Perché sennò io non me la prendo. Però comunque gli stiamo dando una bella botta, eh. E tanto comunque nel mentre qua i fascisti stanno facendo il loro. A breve arrivano anche le elezioni. Siamo a luglio. Le elezioni arrivano. PNL, Democratici, no election. Giustamente stanno in guerra. E continuiamo con le nostre fabbriche. A questo punto ci spostiamo in Romania. Di Romania, in Emilia Romagna. Abbiamo possibilità di modificare il nostro governo. E potremmo prendere War Economy a questo punto. È una buona opzione. Però mi piacerebbe prendere un teorico militare. Quindi, se mi prendo Pietro Badoglio, mi dai 6 Army Experience per giorno e il supply fuori dal combattimento. Qua mi dai la difesa e qua mi dai invece la velocità. No, Combat of Supplies. Io prenderei forse lui per la difesa. Potrebbe essere utile. Potrebbe essere utile, vai. Prendiamo questo 0.06 che comunque ci serve. Ce la fate a finire sta Avanzate! stramaledetta guerra? Ho rallentato troppo questa guerra e questo è stato l'errore. Li respingiamo, signore! Quindi le cose erano due. O andavamo più rapidi in questa guerra oppure facevamo la rivolta. E un pochino più in là. Vabbè, comunque, insomma, non è un gran problema. Non è un gran problema. Ok, questa è terminata. Perfetto. Quindi ora dobbiamo avere anche il focus delle isole. E qua ormai è inutile l'idea di mandare le forze a dare una mano. Ma ormai è un suicidio. Quindi ha poco senso questo. Ok, ora guadagniamo 0.01 al giorno, quindi abbastanza per poter modificare il template dei carri. E per ora teniamo solo Mac, siamo a 20. Dai, su, forza. Terminate sta guerra. E gli uomini li stanno perdendo. Possiamo anche rifarlo, in realtà, cioè non è poi sto gran problema. Attento! Passa di qua. Ok. Non era poi questo gran problema in realtà. Adesso vediamo comunque come si prospetta poi il. Ok, la Romania, perfetto. Democratico, dicembre del 37. Vediamo che succede nel dicembre del 37. Ora, questa la possiamo prendere quando vogliamo. Direi di andare invece per. Non si è più garantita. Andiamo con questo. Claim su Jugoslavia. E per quanto riguarda gli armamenti, adesso mi servite completamente qui. Ma proprio al 100%. Mi servirà il supporto.
Industriale in realtà no, siamo nel 37, perché quindi queste l'abbiamo già fatte. Pronto, signore. Qui sto pushando senza... Allora, facciamo qualcuna da 20. Ok. Guadagnerei un po' di soft attack. Potremmo pensare alla celere. Possiamo provare, possiamo provare. Allora, ragioniamo un attimo su questi schemi. Allora, Giovanni. Giovannino, Giovannino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ve ne andate di qua. Un'altra me ne serve. Vai di qua. Vai sempre sotto lo dolfo. Ok, questi 8 per ora vi mettete qui. Ok, mi mettete qua perché voglio andare poi in Albania. E da qua iniziamo con un piano d'attacco verso questa zona. Ok, facciamo così. E, ok, l'artiglieria l'abbiamo fatta, il cannone ancora no. Andiamo a ricercarci qualche compagnia. Questa va bene, l'ospedale no, ma i meccanici sì. Ok, sblocchiamo anche le armi del 38, quindi le support weapons. E possiamo fare... possiamo prendere un altro officer. No, tu per le dottrine ci voglio pensare un attimo, anche se ho già qualche idea. Possiamo prenderci lui che mi dà potenza sulle divisioni, sia in attacco che in difesa. Quindi vai, a questo punto guadagniamo anche più 0.12 al giorno. Che non è male, ci dà un bel bonus, insomma. Ok, vediamo con la logistica. Ci mancano un po' di armamenti. 47 giorni. 47 giorni per gli armamenti. Allora, andiamo a prenderci tutte le nostre navi. Sì, tutti i nostri aerei. Quindi questi fighter diventate momentaneamente 800. E questi CAS diventate momentaneamente 800. Ok, vediamo un pochino per fullare il tutto quanto mi serve. Mi servono 2 anni circa. Un anno e un pochino circa. Va bene. Possiamo ancora prenderne un altro. Possiamo prenderne un altro... Con la cavalleria mi frega poco. Ho diviso recovery rate e mi frega poco. Teorico militare no, è ancora troppo presto. Qui possiamo passare in war economy e guadagniamo un po' di civili. Questa potrebbe essere una buona opzione. Sì, passiamo in war economy, così guadagniamo qualche civile. Ricordate, stavamo a 11 tipo, 10-11 adesso invece... Ah, il trade lo possiamo togliere, quindi guadagniamo un'altra fabbrica. E quindi qua siamo a 10, perfetto. Ora, facciamo questo claim. Qui ci dobbiamo... ottobre, novembre, dicembre sono 60-90 giorni alle prossime elezioni. Garantisce la Francia, va bene. Dobbiamo fare una guerra rapidissima, veramente, veramente rapida. Quanta artiglieria ho? Un K. Non mi piace questa cosa. Prendiamoci l'Albania, in modo tale che prendiamo il territorio qui, per entrare anche da questo lato. Inoltre ci prendiamo due civili e 4 militari. Ok. Possiamo ragionare... Possiamo ragionare che sicuramente dare un punto in più con la militare che mi entra dopo. Un punto in più sul fighter. E un altro punto sul fighter. Ok, questa potrebbe essere un'idea. Poi, noi stiamo col train. Allora, se vado a mettere tutta artiglieria qua giù... Quanto mi chiedi di artiglieria? 144, non ce la faccio.
perché sono troppe. Quindi no, devo farla diventare qualcuna da 20 e alcune rimarranno da 28. Non ho altro modo. Però comunque le mie unità sono molto esperte e questo è positivo. Allora, voglio sistemare un attimino questa divisione perché mi aiuta parecchio. Quindi a voi vi assegno dell'artiglieria e... non lo posso fare, quindi una fanteria. Così sono 15 punti. A voi già vi ho sistemato. Sì, potremo farcela, potremo farcela. Finiamo di terminare questa e poi facciamo la riorganizzazione delle truppe. Sì, tu prendi subito Ugo Cavallero, va benissimo. Appena prendiamo la Romania, spostiamo queste truppe qua. La Romania, l'Albania e facciamo poi tutte le varie modifiche. E speriamo che vada tutto come previsto. Ok, non allineati, ottimo, perfetto, non allineati, ottimo, stabilità è molto bassa, 44 divisioni le abbiamo dimezzate, vi ricordate prima c'erano 40 spicci, ora ce n'hanno una ventina, quindi abbiamo dato comunque una bella botta. Abbiamo una dottrina che possiamo utilizzare? No, perché i punti mi servono, quindi niente dottrina. Appena sblocchiamo l'Albania, 70 giorni, ci spostiamo. E ci spostiamo e chiediamo ancora nulla e facciamo qua. Ok, Recon, ottimo, questa mi serve tantissimo. Possiamo fare un treno Armored. 37, sto quasi al 38. Potrei pensare di investire subito nella ricerca di livello 2. Quindi Computing Machine, 5% di velocità di ricerca in più, mi piace. E potremmo pensare anche di prendere i carri e dargli un po' di punti in più, ma no, non sono convinto ancora. Ci voglio ragionare un attimo. L'aviazione com'è messa? 366, 377, non mi piace l'aviazione bassina ancora. Però dovrebbe essere sufficiente per quello che vogliamo fare. Dovremo poi investire qualche fabbrica civile per comprare un po' di fuel che mi servirà. Ok, abbiamo preso l'Albania e ora prendiamo questa. Dopodiché iniziamo a fare la giustificazione. 7%. Mamma mia. Che rischio, che rischio. Proviamo, dai. Ok. Non dovrebbe garantire Francia, Inghilterra e quant'altro. Quindi abbiamo preso questa, cancelliamo l'ordine e voi passate di qua. Ora, questa giustificazione arriva il 26 aprile, quindi abbiamo gennaio, febbraio, marzo, aprile, abbiamo 4 mesi per organizzare le truppe. Quindi in questi 4 mesi spostiamo nella divisione qua, ci mettiamo come dicevo prima due arti e una fanteria più una recon. 25 punti e abbiamo comunque una buona divisione e lo facciamo. Mentre questa, se ti assegno lei, pelo pelo, ok, alcune di queste, allora qua possiamo fare di dare i fighter a loro, ma non ti do proprio niente, ciao. E qua adesso siamo sotto con l'artiglieria, non ne abbiamo 400, ok. Allora, questo l'abbiamo preso, questo è troppo avanti. L'artiglieria siamo un po' troppo avanti per il 39, possiamo fare l'antitank per sbloccare il, i vari cannoni. Sì, facciamolo. Facciamolo. Vorrei trasformare 5 di queste... Le possiamo trasformare in 20. Guadagniamo un po' di manpower e un po' di infantry equipment. Però guadagniamo anche fanteria. Perché se confrontiamo i due template... no, li prendiamo da qua. Cancel. Edita 1. Mi fai editare questo? No, non me lo fai editare due volte. Allora, qua ci abbiamo 120, 13 ci frega poco. Quindi 120, 222, 43. Questa da 20. 120 è più basso, la difesa ovviamente è un pochino più alta. 43 il backthrow è un pochino più alto. Però, sì, trasformiamone 6. No, 5. Trasformiamone 5 in copia da 20. Vai. Quindi questo adesso lo trasformiamo e lo chiamiamo... Fanteria e diamogli un nome un po' tecnico che è 7-4, 7-2,
7-2, che sono i 7 fanterie e 2 arti. Rinominiamola e ti cambio il simbolino, ti mettiamo un pedone, vai update. Ok, la divisione celere, qua mi serve poi le... Potrei mettere un'altra mech. No, ho 10 punti, mi servono per queste. Qui tra 45 giorni, 70 giorni, quindi no, questa mi serve. Allora, iniziamo a cambiare anche gli stemmini, perché sennò divento matto, tu diventi rosso. Tu sei la prima, uno, diventi arancione. Tu eri due, diventi blu. Perfetto. Ok, quindi, tu però, perdonami ma non mi hai cambiato. Ok, ora voi fate una linea offensiva verso... Brutta sta linea. Brutta da morire sta linea. Serve qualche unità in più. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, intanto prepara il piano. Ok, ma 8 sono poche. Prima di dichiarare guerra mi serve questo. Questa la possiamo perdere, non è un problema. E anche se queste truppe escono fresche, va bene lo stesso. Continuiamo ad addestrarci perché comunque abbiamo inserito e cambiato dei template e quindi l'esperienza, come vedete, si è un pochino abbassata. E allora conviene continuare a farli in modo tale che li portiamo tutti quanti a regolari e diamo un 25% di modificatori in combattimento in più. E allora qua possiamo anche poi tenerci i punti. Potremo fare Improver Worker Condition che ci dà un po' di stabilità in più. Allora, questo l'abbiamo fatto, questo è un po' troppo prematuro. L'ingegneria stiamo a posto, aviazione stiamo a posto, più o meno. Qua siamo messi davvero male. Non voglio investire, però. 38, qua siamo a posto. Le compagnie di supporto siamo a posto. Questo è un po' prematuro, facciamo un treno. Andiamo a gennaio, quindi siamo quasi pronti. Come stai messa, Romania? 30, ok, hai fatto una divisione in più. Va bene. Le mie sono quasi pronte. Sì, sono pronte, le facciamo addestrare un altro pochino, però... Queste quando saranno pronte? 10 maggio. 10 maggio, 10 maggio, questa finisce ad aprile. Quindi un mese prima. Facciamola addestrare un altro pochino e poi le mandiamo pure che sono fresche, non è un problema. Ok. Allora, voi come state messi con l'esperienza? State messi bene, quindi volendo possiamo anche fermarci. Però mi dispiace perdere questi punti. Ok, le armi di livello 2 le abbiamo fatte. Non andrei a farne ancora, andrei invece, siamo a febbraio, un po' prestino. Potremmo anche pensare di lavorare un pochino su questo aspetto delle nostre navi. Magari prendere... possiamo prendere un calibro, mi dà 5% di danno in più. Sto giocando senza carrier. Sì, facciamo così. Dedichiamogli comunque uno slot di ricerca. Ok, va bene. Nuovi civili. Nuovi civili, nuovi civili. Siamo nel 38. Mettiamo le due nel Lazio. Vabbè, questa adesso l'Albania la ripari. Va bene. Pronto. Allora, con i supply come andiamo? Ci siamo con i supply. Qua siamo un po' scarni però, Qua siamo un po' scarni con i supply. E costruiamo un po' di... costruiamo effettivamente delle ferrovie, quindi... Ah, possiamo fare questo. Innanzitutto possiamo mettere un po' più di... ecco, di... non mi viene il nome. Possiamo aumentare, ecco, i mezzi con cui ci portano le varie... i vari supply. In questo momento io l'ho aumentati, quindi togliamo il... Siamo a marzo, siamo quasi arrivati. Possiamo farlo qui?
Possiamo farlo. Rilasciamo le truppe. Formazione. Ok, quindi vai, andate. Ok, abbiamo sbloccato il focus. Continuiamo con le armate. Vai. Comandi. Ok, impostiamo anche l'aviazione perché siamo praticamente arrivati. Quindi questo lo abbassiamo a 3,50 e questo lo abbassiamo a 400. Ok, questa la dividiamo e questa la dividiamo. 200, 200, venite di qua. Altri 200 qui. Mentre un fighter lo mettiamo qua. E il bomber lo mettiamo 2,50, lo mettiamo qua. Vai. Ok, in questo modo ci abbiamo comunque copertura aerea su entrambi i fronti, sia quello dell'Albania e sia quello dell'Istria praticamente. E qua ci abbiamo i naval, che chi se ne frega. Vai, iniziate a fare le vostre operazioni perché la guerra è praticamente alle porte. Ok, abbiamo anche sbloccato al volo i meccanici. Andiamo quindi con a questo punto il cannone da 149,40 che ci dà una grossa mano. Andiamo a modificare rapidamente il template della mia divisione celere. Ci voglio mettere subito la Maintenance Company, che vi faccio vedere che cosa va a modificare. Guardate, la praticamente delle statistiche difensive per per i nostri carri, mettetela in questo modo. È molto molto utile secondo me. E li metterei forse anche i Recon. Light Tank? Ce l'ho. Vai, sì, ok. Lo dovevo far prima questo di Recon, perché adesso giustamente devono arrivare. Quindi vedete che piano piano, insomma, arriveranno, ma c'è un problema di supply. La guerra la iniziamo ad aprile, quindi diciamo che dovremmo avere anche un vantaggio sul territorio. E possiamo far così però. Costruzione. Le ferrovie no, le stiamo già potenziando, quindi va bene così. Però voglio lavorare un attimino su questi supply, anche loro passate a questi. Ok, in modo tale che li abbiamo comunque coperti. Ecco qua. E dovrebbe essere tutto pronto in realtà. Quindi nel prossimo possiamo prendere la Yugoslavia, a meno che ora non è garantito. Ok, quindi questa dovrebbe entrare in guerra e la prendiamo dopo. 25 divisioni, ottimo, 6,25, perfetto. E voi dovreste scendere giù. L'aviazione siamo più forti noi, abbiamo più uomini anche qui. Quindi insomma dovrebbe essere poi tutto effettivamente pronto. Non c'è ancora la guerra vera e propria contro la Polonia, quindi non possono entrare con loro. Va bene, perfetto. Quindi il fatto che la Romania entra in guerra in realtà ci aiuta. Abbiamo fatto 26 aprile, va bene. Aspettiamo quindi questo fantomatico 26 aprile. Possiamo modificare ancora il nostro governo. Possiamo mettere a questo punto un po' di forza sui nostri aerei. Non è una brutta idea. Possiamo farlo e lo facciamo. E possiamo anche mettere un comandante. Air experience gain? No. Io farei lui, che se il tempo è brutto c'è una velocità almeno 20%. Sì. Ok, quindi adesso anche l'aviazione è un pochino strutturata. E poi ragioniamo su di loro, perché comunque ho la possibilità di fare i vari piani. Oh, ok. Allora, io ragazzi dichiaro guerra, quindi vedremo se la Germania entra. Sì, la Germania, se la Romania entra. Se la Romania entra, il gioco dovrebbe essere fatto. Perfetto, è entrata anche la Romania. Quindi adesso siamo in guerra, Jugoslavia contro Romania. Prendiamo la Jugoslavia, la annettiamo e poi prendiamo anche la Romania. E il gioco dovrebbe essere quasi fatto. Però comunque dobbiamo ancora combattere una guerra che potrebbe andare male, insomma. Secondo me no, secondo me va bene. Però potrebbe ancora andare male. Ora, io ragazzi terminerei qui l'episodio. Nel prossimo ci facciamo la battaglia contro la Jugoslavia e la Romania. E niente, io spero che la serie vi stia piacendo. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!